Una vecchia conoscenza del volley cuneese, sempre gradito il tuo ritorno qua in città, il capitano di quella che fu la grande squadra di Cuneo. Sei qua per accompagnare innanzitutto la tua compagna, Liz Vanek, che viene a rinforzare la squadra femminile di Cuneo. Ecco, la prima domanda te la faccio proprio su di lei e su questa nuova avventura. Che avventura sarà per lei? Ma sicuramente sarà un anno importante per la società, per la città, perché è il primo anno che c'è il femminile in Serie A1. Lei sa giocare molto bene, ha vinto con Piacenza, ha vinto lo scudetto, ha tanta esperienza, anche se ancora giovane. Sono molto contento che lei è venuta a Cuneo. Per lei è una grande sfida e spero che lei potrà fare un buon campionato. Sarà un anno importante, non facile perché il campionato è difficile, squadra nuova, però lei spero che potrà dare una grande mano alla squadra, alla società, alla città per portare qualche risultato passo per passo. Sicuramente avrà influito il tuo consiglio, il tuo giudizio anche su questa piazza, no? Ma io ho sempre casa a Cuneo, ci ho vissuto tanti tanti anni e per me è un po' come tornare a casa. Quando è venuta fuori la possibilità per lei di venire a giocare a Cuneo, ne abbiamo parlato, abbiamo valutato tutte le possibilità ed è stata una scelta sua. C'è lei che deve giocare, lei che deve fare, che venire qua a vivere, però io sono molto contento della scelta che ha fatto e ha fatto la scelta giusta secondo me. Sì. Io non ho fatto niente, ci ho parlato, ha fatto tutto lei, il suo procuratore con la società, e mi chiedeva dei consigli, come me le chiedeva, lei aveva anche delle offerte della Turchia, Polonia, altre squadre in Italia, e ho provato a darle un giudizio più obiettivo possibile, anche se difficile, però diciamo che sono molto contento che lei è venuta a giocare a Cuneo. Difficile essere obiettivi per te con Cuneo perché sei molto legata a questa piazza. Allora veniamo alla parte maschile di Cuneo. Intanto come hai vissuto il momento difficile di questa piazza? Adesso c'è una risalita, insomma si farà la Serie A2. Questi anni qua da lontano, come li hai vissuti? Ma è strano vedere una città, una piazza come Cuneo senza pallavolo di alto livello. Allora sono molto contento che c'è adesso il maschile in A2, perché la città merita pallavolo su questo livello. Spero che, so, l'anno scorso ho visto Camillo Noto, il tifoso, grande capo dei Blue Brothers, che mi diceva ci manca la pallavolo maschile al femminile, a noi non ci piace tanto. Spero che adesso che c'è anche il maschile, che può dare anche una mano al femminile, perché è un gruppo di tifosi, sono unici, sono importanti per la città e anche per la pallavolo maschile e femminile. Però sono molto contento che che è tornato sia il maschile in A2 e che c'è anche la squadra di A1 femminile, perché come dicevo prima, Cuneo ci vuole la pallavolo di alto livello. E quindi ti potremo vedere spesso alle partite sicuramente del femminile, ma anche magari ogni tanto a vedere il Cuneo maschile, no? Quest'anno. Ma al femminile sicuramente, perché anche l'anno scorso quando Lissi giocava a Pesaro 6-7 volte sono andato a vedere le partite, quest'anno farò la stessa cosa e poi quando gioca il maschile e posso andare a vedere e mi invitano o mi metto d'accordo con qualche tifoso, andrò a vedere sicuramente.